Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi faremo la nostra morning routine in vacanza. Ho già preparato la tavola, come potete vedere. Adesso vi faccio vedere che cosa ho messo per la colazione di Vanessa e Anastasia e andiamo a svegliarle insieme. Qui abbiamo delle brioche zuccherate, semplici, che probabilmente Vanessa vorrà con la Nutella, dei biscottini, gli abbracci, del pane, del succo di frutta, gli Actimel che fanno benissimo e dei cereali Nesquik. Ora mi bevo il mio caffè schiumato e vado subito a svegliarle. Venite con me? Ok ragazzi, andiamo a svegliare Vanessa e Anastasia. Ani, amore, amore mio. Ehi, Anastasia, amore, andiamo al mare, eh? Andiamo al mare, vuoi fare colazione? Che Lele ci sta aspettando, Maria Rosa? Dobbiamo andare al mare, amore. Vuoi venire a far colazione? Cosa vuoi per colazione? Vuoi latte e biscotti? Eh? Amo. Vuoi latte e biscotti? E cosa vuoi? Pane e Nutella? Dai, amore mio, vieni. Amore. Piccina. E allora facciamo tardi, eh? Sembra che Anastasia non abbia nessuna intenzione di alzarsi. Il problema è che noi abbiamo un appuntamento alle 10 e manca un'ora e dobbiamo ancora fare colazione e preparare il pranzo. Quindi probabilmente arriveremo in ritardo. Buongiorno, amore. Sei arrivata tu da noi. Hai dormito bene? Ascolta, dobbiamo andare a far colazione. Ti ho preparato il cappuccino, ti va? Un pochino di cappuccino senza caffè, giusto? Poi cosa preferisci? Andiamo a vedere cosa c'è sul tavolo? Vieni, dai. Amore, cosa è successo? Sei stato male? Non stai bene oggi? No, cosa è successo? Perché? Fa niente, amore, non ti preoccupare, capita. Va bene? Non andiamo al mare, stai a casa con la mamma, va bene? Tata? Buongiorno, amore mio. Tu stai bene? Oggi avevo iniziato questo video con la nostra morning routine in vacanza e poi avremmo fatto vedere dove saremmo andati al mare, ma purtroppo Anastasia non sta bene. Quindi voi non venite al mare quello bello? Amore, se Anastasia non sta bene, no, non posso portarla al mare. Vedremo, dai. Vedremo come starà, va bene? Se poi te la senti, tra un pochino magari andiamo, Ani? Se te la senti, vediamo come stai, ok? Cosa vorresti per colazione? Non vuoi niente, vero? Invece, amore? Pane e Nutella? Guarda, ho messo gli Actimel, la Nutella, i biscotti. Non voglio i biscotti e l'Actimel. Ah sì, quindi il cappuccino non lo vuoi? Non ti va? Ok, ti do un... cioè, i biscotti li mangi così? Senza latte? Non vuoi pucciarli nel latte? Va bene, allora buona colazione. Facciamo colazione e poi prepariamo i panini da portare in spiaggia. Sembra che Anastasia stia meglio. Vuole andare al mare. Vero, Tatina? Vuoi andare al mare e stai meglio? Però non vuoi fare colazione adesso. Neanche una briochina, un biscottino soltanto? No? Facciamo dopo quando arriviamo al mare se ti viene fame. Andiamo a mettere il costume allora. Sai già quale costume vuoi mettere? A few moments later. Oh, amore, non stai bene. Hai mal di pancia. Vuoi stare a casa? Allora stiamo a casa. Però ti sei messo il costumino, lo togliamo allora? Dai. Non ti preoccupare, non ci sono problemi, capita, va bene? Amore, ti sei messo il costume ma non siamo più sicuri se andiamo al mare. No, sì. Lo so, vediamo, aspettiamo un pochino perché tua sorella purtroppo stamattina non sta bene, ok? Andiamo io e papà. Lo so, amore, però magari invece di andare in quella spiaggia un pochino più lontana da qui, andiamo alla cinta. Vabbè, sempre uguale. E veniamo anche noi, se Anastasia si riprende tra un attimo, ok? Non so. Ti fa male tanto, Ani? Ma ti viene ancora da vomitare? Andiamo? No, vuoi provare? No. Vuoi toglierlo il costumino? E mettiamo i vestitini? Amore, non piangere. Vane, ascoltami. Vane, non è detto che noi non andiamo. Non andremo stamattina, ma oggi pomeriggio. Ma io voglio andare.
fare da mattino. Andiamo oggi pomeriggio, tanto lo sai che anche Maria Rosa non può venire perché Antonio... Sì che può venire, lui va allo spesso. No, lascia stare, non piangere, più tardi andiamo, stai tranquilla. No, può capitare di star male, eh? Se ti fossi ammalata tu, cosa facevamo? Vabbè, giochiamo a carte? Che ho comprato le carte? Va bene? Dai! Hai visto, amore? A te va di venire un po' fuori con noi? No. Vuoi stare qui? Io vado un po' fuori con Vanessina a giocare a carte. Ma se ti metti fuori sulla sdraio, stai benissimo. Ti avvicino la sdraio vicino alla mamma? Eh? Amore mio. Anastasia, però adesso ti vesto, ok? Ti aiuto a vestire? Eh? Così non stai proprio nuda nuda? Che c'è una bella arietta fresca fuori? Ragazzi, purtroppo Anastasia ha vomitato ancora e quindi sembra adesso che stia veramente bene, però io non mi fido tanto perché appena vomitato si sta sempre bene, poi dopo magari mezz'ora, un'ora si ricomincia ad avere un po' di malessere. Cosa c'è? Ti viene ancora da vomitare? E vai vai, corriamo, andiamo, 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 corri, 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 mannaggia, lo sapevo io. Nani, no! No, amore, non piangere, no, no, no. Mi dispiace, amore. Ma io l'acqua, dai. Vuoi l'acqua, amore? No. Niente, ragazzi, avete visto, come immaginavo, ha vomitato ancora, perché purtroppo quando si ha queste forme di gastroenterite si ha mal di pancia e viene da vomitare a distanza magari anche di una sola mezz'oretta. E quindi aspettiamo per vedere se oggi riusciamo ad andare al mare. Ci vediamo dopo. Vero amore? Sì. Amore. Amore, è arrivato papà. Ti ha portato le medicine, starai meglio. Dai, sono contenta. Vai, vai, vai dal papi a prendere le medicine. La medicina? Bevila tutta, tutta che ti passa il mal di pancia. Questa è la medicina invece per non vomitare. Amore, lo devi... Hai visto che sei riuscita sulle tue mani? Devi schiacciare. No, bevi questo. Ti piace? Dicono che è la fragola, è buono? Adesso ti pulisco, tieni questo, non schiacciare, mettilo in bocca dove c'è il buchino e schiacci. Amore, lo devi bere, altrimenti ti viene ancora da vomitare, dai. Vuoi fare un riposino? Però piano piano lo devi sorseggiare, ok? Adesso misuriamo la febbre, vediamo se hai la febbrina, va bene? Stai ferma però, eh? Visto che bello questo termometro nuovo, arancione. Amore, ti è tornato mal di pancia? No, amore, cosa... No. Toglielo un po', sennò ti fa venire ancora di più. No, amore, perché piangi? Cosa c'è? Dormi, amore. Mamma. Ti fa male? Sì. Adesso ti passo un secondo che hai appena preso i fermenti. Aspetta un attimo. Ragazzi, la Anastasia si è addormentata e oggi non potremo andare al mare. Speriamo che quando si sveglia starà bene. Questo video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!